Buonasera a tutti, oggi siamo qui a parlare di mercati perché? Perché i mercati rionali di Roma Capitale, anche quelli su strada, sono stati lasciati abbandonati a loro stessi per anni. Non sono a norma, non ci sono stati investimenti. Le passate amministrazioni hanno tentato anche, oltre a questo, di portare avanti delibere di scambio immobiliare da attuarsi su alcuni mercati. Vi ricordo lo scandalo CAM SRL che grazie a qualche santo patrono non è passato in assemblea capitolina, ma è passato in alcune commissioni e negli ODG di alcuni municipi come il municipio secondo, per esempio. Quindi c'era la volontà di usare i mercati in altro modo. Quindi coloro magari che oggi rappresentano gli stessi partiti, ma non sono magari le stesse persone che hanno votato quegli atti, e dovrebbero ricordare che i loro predecessori o alcuni dei loro predecessori volevano portare avanti la svendita dei mercati rionali e di alcuni mercati rionali particolarmente appetibili ai costruttori, come ad esempio il mercato Metronio, un mercato storico, insomma, fatto da un architetto importante ed altri. Noi abbiamo ribadito che i mercati sono una realtà sociale da sviluppare e rilanciare, non da distruggere o da svendere. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo subito mano alla normativa del commercio su aree pubbliche. A giugno 2017 abbiamo approvato la delibera 30 e a marzo abbiamo approvato alcune modifiche alla delibera 30 che hanno migliorato, insomma, la normativa di settore. Ora siamo qui per dare l'impulso ai mercati affinché sia data attuazione a questo sforzo normativo, perché vorrei ricordare a coloro che non lo sanno, a coloro che fanno finta di non saperlo, che esiste l'Assemblea Capitolina che ha potere di indirizzo, esiste l'assessorato che dà delle direttive, esistono gli uffici che emanano delle circolari attuative e poi infine vengono effettuate le attività anche dai municipi. Ora, se si riduce la crisi dei mercati alla modifica delle percentuali di abbandimento dei canoni, si fa un grave torto agli operatori e agli imprenditori dei mercati rionali di Roma Capitale. Tra l'altro, le minacce di riconsegna delle chiavi non ci sembrano un tentativo costruttivo di esercitare il ruolo di responsabili incaricati dei mercati e snaturano il ruolo delle AGS. Io purtroppo nei colloqui che mi trovo ad avere con persone valide, persone in gamba, che sono i presidenti delle AGS, vedo che hanno completamente fuorviante il concetto di presidente delle AGS. Qual è il ruolo di presidente dell'AGS? È incaricato da Roma Capitale di esercitare tramite una convenzione delle attività all'interno dei mercati. Quindi è un'opportunità, non è un diritto sancito dalla Costituzione. Diritto è diritto di esercitare l'attività produttiva, non è il diritto di costituire un AGS, è una possibilità che fornisce il regolamento. E però bisogna farlo in un certo modo e molti l'hanno fatto, insomma, con grande abnegazione, con impegno e noi con gli ordini del giorno che porteremo chiederemo che venga fatta luce su coloro che hanno fatto questa cosa nel modo opportuno, magari identificando delle percentuali differenti di abbattimento dei canoni. Parimenti, procederemo ad esame dettagliato dei bilanci delle AGS e qualora ravvisassimo delle anomalie, non ci esimeremo sicuramente dal compito di, qualora fossero evidenziate delle illegalità, a denunciarle. Qualora fossero evidenziate delle errori in buona fede, ci sarà un dialogo. Ecco, grazie all'Assemblea Capitolina e a questa consiliatura è stata istituita la Commissione di Vigilanza dei Mercati, che è a supporto dei presidenti delle AGS per instaurare un dialogo serio. Quindi noi vogliamo lavorare seriamente. Però aumentando la possibilità di guadagno degli operatori, piuttosto che ridurre dei costi già di per sé non
elevati rispetto al costo del lavoro e alle altre tasse. Oggi si riduce tutto alle percentuali di abbattimento dei canoni. Sarebbe come dire che a livello nazionale andiamo ai cittadini e diciamo adesso ti riduco il canone radiotelevisivo, piuttosto che detassare l'IRPEF e l'IVA magari. Cioè, l'analogia è questa, insomma. Cioè, noi parliamo degli imprenditori, noi vogliamo darvi la possibilità, e ve l'abbiamo data con questa delibera, di fare la somministrazione all'interno dei mercati, di fare il consumo sul posto, di fare altre attività all'interno dei mercati, riuso, riciclo, servizi ai cittadini. Questo rilancerà i mercati, nessuno ne parla, neanche voi che dovreste raccontarlo agli operatori e ai nuovi imprenditori che potrebbero investire nei mercati. L'unico argomento è il canone d'abbattimento, l'abbattimento dei canoni. Fate un torto a voi stessi, fate un torto a tutti in questo modo. Adesso parla l'opposizione, in ogni intervento che fate mostrate un'altissima opinione di voi stessi, ma piuttosto che accusare la maggioranza di impreparazione, siate seri, provate a fare un lavoro nel merito del contenuto, piuttosto che una mera strumentalizzazione politica. Anche qui ricordatevi che non rappresentate solo le AGS, dovete rappresentare tutti i cittadini, quelli che vanno nei mercati e che li fruiscono come servizi. Ad entrambi avete fatto un grave torto, abbandonando i mercati e il tessuto sociale che li caratterizza. Alimentate la paura e l'odio, facendo un torto a questa città. Ora io concludo dicendo che se questa è politica e la politica è lo specchio della società, allora questo spiega il degrado culturale e sociale che stiamo vivendo.